qualsiasi costo abbia un prodotto cosmetico, trucco, creme, cose così che io utilizzo, che costi poco o costi tanto, o se me lo regalano, tipo in questo caso, io uso sempre la giusta quantità di prodotto, cioè non vado mai in eccesso. In questo caso veramente, cioè voi eviterete gli sprechi perché ci vuole poca quantità di prodotto da spalmare sul viso. Poi la getta, rivitalizzata.
utilizzata giusto per riempire la confezione, chiaramente. L'ho trovata particolare e l'ho tenuta in scatola per farvela vedere. Chiaramente poi la getto. Ok, anche qui partiamo. Questo è il siero che ovviamente l'ho messo su tutto il viso prima della crema. Ed è, a differenza chiaramente di quello contorno occhi, più gelatinoso.
queste vi consiglio proprio di provarle, ragazze. I prodotti proprio questi per il viso. Questo alla bava di lumaca, vi consiglio proprio di comprarli e di approfittarne perché c'è lo sconto. Infine andiamo a provare quella che per me è stata una rivelazione, perché io di creme ne ho utilizzate tantissime. Come vi dicevo prima, non ho mai utilizzato una crema alla bava di lumaca, che io sappia. Non l'ho mai utilizzata. E in effetti, quando ho cominciato ad utilizzare questa, la prima cosa che ho notato, a parte che le confezioni sono bellissime, tutte qualsiasi costo abbia un prodotto cosmetico, trucco, creme, cose così che io utilizzo, che costi poco o costi tanto, o se me lo regalano, tipo in questo caso, io uso sempre la giusta quantità di prodotto, cioè non vado mai in eccesso. In questo caso veramente, cioè voi eviterete gli sprechi, perché veramente non ci vuole sul viso, assorbe facilmente in maniera rapida e non secca la pelle e non la ingrassa. Vedete? Dovete provarla, ragazzi. Dovete provarla. Ho messo l'olio per le mani prima. Sto facendo un mix di odori. Questo comunque non ha un odore, leggero l'odore, però
siate rilassati.